Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo sulla nuova avventura di Clash of Clans. Ho una cosa c'ha da dirvi, domani inizierò la serie su GTA e domani ci sarà il primo episodio. Spero che vi piacerà ragazzi, io non vedo l'ora che ci sia il primo episodio, non vedo l'ora, ve lo giuro. Bene, direi di procedere subito con la raccolta e direi di andare a fare i due attacchi così almeno faccio le risorse per... Ho iniziato le mura 7 ragazzi e ho avviato anche il laboratorio al che livello? 6, perfetto, laboratorio al 6. Bene, direi di procedere subito, tra l'altro ho finito altre due cose, direi di procedere subito, allora, facciamo così, visto che ho la possibilità di farlo mi faccio il pezzo di muro, no? Bene, direi di procedere subito andando a cercare il nostro degno avversario. Perfetto ragazzi, l'ho trovato l'inattivo, c'è un po' di risorse, bene, allora direi di procedere qua, così almeno mi tolgo quelli, c'ha le torri anche infernali, quindi posso distruggere le torri infernali, direi di mettere... 100 archi qua, sì, direi di buttarne 100. Così almeno facciamo più risorse possibili. Giusto perché devo anche finirmi le mura, no? Allora ne ho veramente bisogno di risorse. Perfetto, direi di buttarne altri 50 di qua. E altri 50 di là, perfetto. Sperando di riuscire a fottergli qualcosa. Anzi, direi di buttarne... Sì, 50 qua. Aspettate che... Ok, perfetto. Ragazzi, ho fottuto un po' di risorse, mi dicono. Speriamo di fare anche una stella. E magari senza usare il drago... No, mi sa che però il drago lo devo usare. Però mi hanno tolto la difesa aerea ed è un'ottima cosa che me l'hanno tolta. Perché io adesso uso il drago e posso fare piazza pulita senza che le difese aeree rompano le palle. Ok, perfetto. E nel frattempo faccio anche percentuale e forse riesco a fare una stella. Ragazzi, ho fottuto una valanga di risorse, veramente tante, troppe risorse ho fottuto, pazzesco. Bene, ci siamo. Ok, una stella praticamente fatta, se non muore il drago, ma in teoria non dovrebbe morire. Perfetto, una stella fatta e ho fottuto anche le risorse. Direi anche di terminare l'attacco e di procedere col prossimo avversario. Eccolo ragazzi, il prossimo avversario. Sì, non ci ho impiegato tanto a trovarlo. Direi di procedere subito. Qua 50 archi metto. Dovrebbero bastare 50 per fottere tutto. Perfetto. Ok, ne mancano ancora. Ok. E qua direi altri 100. Altri 100... Sì, 100 archi dovrebbero bastare. Aspettate, facciamo così. Ok. Perfetto. Penso che 100 archi bastano qua. Secondo voi bastano? Vedete se riuscite a indovinare. Perfetto. Direi di mettere un arco qua e uno là. E direi anche di provare a prendere... Qua ragazzi è andato male l'attacco. Non ho fottuto abbastanza. Però non è male comunque come attacco. Direi proviamo a buttare il resto degli archi qua. Il resto degli archi qua. Ok. Ok. E qua ci butto i tre fulmini. Ok. Perfetto. Bene, di risorse ne ho fottute abbastanza. Purtroppo ecco, lo sapevo. Lo sapevo, 49% ragazzi. Bello far 49%. Mi piace come cosa. Molto molto bella. Sì, sì, penso che anche a voi vi piaccia fare 49%. Bene, direi di procedere facendo tre pezzi di mura. Ok, però prima metto a fare le truppe. Ok, perfetto. E procediamo con tre pezzi di mura. Sì, ragazzi, mi sto portando ampiamente avanti con ste mura, così almeno me le equilibrio alle altre. E ok, direi di terminare anche il video. Spero che vi sia piaciuto il video. Io mi sto portando avanti in qualche modo. Dovrei avviare qualcos'altro con l'Elisir. Vediamo cosa c'è. Non mi fa avviare niente con l'Elisir. Perfetto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Alla prossima, belli. Ciao ciao.